nastrini, perle, dischi volanti, libri, oggetti vari. Ma, dice Byung Chul Han, abbiamo forse dimenticato di aver smesso di vivere la realtà delle cose. Questo un po' lo spunto iniziale del suo libro uscito pochi mesi fa per Einaudi, Le non cose, come abbiamo smesso di vivere il reale. Quali sono gli spunti di questo interessante libro di un filosofo coreano di cui già sicuramente ricorderete avere io curato qualche tempo fa un book trailer sul libro La società della stanchezza? Vediamolo insieme. Nel romanzo Isola dei senza memoria, la scrittrice giapponese Ogukawa immagina una vera e propria distopia, e cioè un mondo in cui vengono bandite non solo le cose, gli oggetti, ma persino i ricordi, in cui esiste una polizia segreta che vigila sul rischio che qualcuno decida di far rivivere sia le cose che i ricordi a esse associate. È lo spunto che serve all'autore per mostrarci come nella nostra attuale infosfera spariscono sempre di più le cose e la loro importanza, e si fanno strada invece i cosiddetti infomi, cioè qualcosa, ecco, che si contrappone decisamente al significato tradizionale della parola cosa, perché mette in discussione il nostro rapporto con le entità informazionali, di cui non soltanto l'ambiente è costituito, ma persino noi esseri umani stessi. Sia nelle pagine introduttive di questo volume, così come anche nei successivi capitoli, Byung Chul Han ci dice di come il cosiddetto ordine digitale abbia via via non solo digitalizzato le nostre vite e l'esperienza con l'ambiente, ma spesso abbia consentito a noi di modificare quello che era il precedente paradigma oggettuale. In tal senso è molto interessante che egli dice che anche l'avere Heidegger qualificato l'uomo come Dasein, cioè come esserci, come progetto gettato, lascia ormai il margine all'essere noi umani degli inforg, cioè delle entità sempre più dotate di informazioni e in grado di scambiare informazioni con altri enti informazionali che ci circondano. Primo fra tutti non soltanto la realtà del web, ma anche quello che può apparire tramite il display dei nostri smartphone. Pagina 27, proprio nel capitolo intitolato Smartphone, Byung Chul Han ci riporta alcune interessanti osservazioni fatte da Benjamin nel suo scritto Infanzia berlinese intorno al 1900, dove appunto l'autore descrive come da bambino si sentisse del tutto inerme davanti alla potenza inquietante dell'apparecchio telefonico. Ovviamente dobbiamo immaginare come erano i primi apparecchi telefonici, piuttosto ingombranti e piuttosto maestosi. A quell'epoca il telefono se ne stava incompreso ed esiliato tra il gasometro e il cassone della biancheria sporca, in un angolo del corridoio più interno, da dove il suo squillo aumentava gli orrori dell'appartamento berlinese. Quando io, dopo lungo brancolare per il cupo cunicolo, arrivavo a bloccare quel tumulto, staccando i due ricevitori pesanti come attrezzi da ginnastica e infilandoci la testa, mi consegnavo senza remissione alla voce che mi arrivava. Pativo che mi sottraesse la coscienza del tempo, del dovere, dei propositi, che annullasse la riflessione, come un medium che obbedisce alla voce che di lui si impossessa dall'aldilà. Ecco, questa descrizione molto interessante che ci viene fatta da Benjamin è lo spunto che permette a Byung Chul Han di dire come ci si stia avvicinando sempre di più al cosiddetto phono sapiens, dove quindi noi ci illudiamo di essere coloro i quali controllano il flusso di informazioni che i nostri smartphone permettono di rilevare, quando in realtà, dice Byung Chul Han, sono proprio gli smartphone a controllare gli utenti in vari modi. Per certi versi, quindi, egli fa degli interessanti confronti anche con quello che lo psicologo Winnicott denomina oggetto transizionale, perché egli ritiene che ci siano delle analogie tra lo smartphone e gli oggetti transizionali di cui ci parla Winnicott. Gli oggetti transizionali sono ad esempio la copertina, il ciuccio o anche qualcosa che in qualche modo appartiene all'ordine simbolico del bambino. Ma ci sono anche tante differenze tra l'oggetto transizionale e i nostri smartphone.
Non a caso, dice Byung-Chul Han, che sono pochissime le persone che accettano di vivere senza il loro smartphone. E la somiglianza con gli oggetti transizionali è dato proprio dal senso di stordimento e di sgomento che subentra quando qualcuno di noi ha dimenticato o non ricorda dove ha lasciato il proprio smartphone. Talvolta anche maggiore dello stordimento che si può avere quando dimenticate un paio di chiavi, o no? Eppure, dice Byung-Chul Han, a differenza degli oggetti transizionali, i nostri smartphone sono ben diversi. Infatti, essi sono delle non cose, appartengono quindi a questa categoria di infoma che avevamo tratteggiato all'inizio del video. Essi, in qualche modo, somigliano, dice Byung-Chul Han, più a degli oggetti autistici, nel senso che, nella maggior parte dei casi, servono a confermare il nostro ego. Fanno in modo quindi di rendere manipolabile e controllabile dall'utente qualsiasi informazione di cui egli vada alla ricerca. È per questo motivo che, fa notare Byung-Chul Han, che abbiamo spesso trasferito al nostro smartphone una serie di habitus consumistici, perché migliaia sono le volte in cui lo usiamo per cercare il costo di un volo aereo, il costo di un appartamento, il costo di una palestra o le varie opzioni possibili quando decidiamo di iscriverci a un corso universitario e mille altre cose che per noi sono ormai diventate una grande ovvietà. Eppure, dice Byung-Chul Han, che quindi a differenza degli oggetti transizionali che in qualche modo afferiscono alla sfera del simbolico e hanno una loro oggettualità, nel senso che si contrappongono a noi, gli smartphone sono, secondo Byung-Chul Han, degli oggetti autistici, molto più simili a oggetti autistici. È per questa ragione che egli dice che, malgrado il fatto che usare lo smartphone ci faccia sentire più liberi ed emancipati, in molti casi scopriamo di diventarne non soltanto dipendenti, ma, ahimè, forse anche un po' schiavi. Pagina 40. Selfie. Qui Byung-Chul Han fa delle interessanti differenze tra la foto analogica e la foto digitale. Egli parte da alcune osservazioni di Roland Barthes presenti nel testo La camera chiara, dicendo infatti che la foto analogica è una cosa, può essere attaccata dalla luce, dall'umidità, può impallidirsi, attenuarsi e addirittura svanire in molti colori. In quanto cosa fragile, ci fa venire in mente la estrema fragilità delle cose. Eppure, dice Barthes, che in qualche modo la fotografia è il cordone ombelicale che continua a legare il corpo amato all'osservatore anche dopo la morte. Barthes, non a caso, in questo testo scrive la parola fotografia spesso tutto in maiuscolo, come se si trattasse di una formula salvifica. E anche in tempi recenti Agamben lega la fotografia all'idea della resurrezione. Ora voi state chiedendovi che cos'è un selfie, ma non potete chiedervelo perché Byung-Chul Han vi direbbe che il selfie non è una cosa, è un infoma. E quindi ha un alto valore espositivo, un ampio valore narcisistico. Ma non potete dire che è una cosa, perché il selfie rimane uguale. Per anni e anni lo potete rivedere. Ma il suo tempo e la sua durata è paragonabile, dice Byung-Chul Han, al messaggio di una segreteria telefonica. Prima o poi decideremo di non ascoltarlo più. Prima o poi decideremo di cancellarlo. Ora immagino la vostra obiezione, cioè potreste dirmi, ma in fondo possiamo costruire delle stories raccogliendo un certo numero di selfie, o nostri o di altre persone a cui teniamo. Ma Byung-Chul Han vi direbbe che quelle stories non hanno un vero e proprio andamento narrativo, hanno un valore additivo e quindi non sono e non possono avere le caratteristiche di una storia nel senso vero e proprio del termine. Gli ultimi 4 capitoli che riportano i seguenti titoli: Intelligenza artificiale, Veduta delle cose, Silenzio e infine Il jukebox, una digressione, sono altrettanto interessanti di quelli che ho analizzato in questo book trailer. Ma non penso che sia il caso, ecco, di dire molto altro. O meglio, se vi va, scrivetemi pure nei commenti. Ciao e alla prossima!